Chi viene al Brand Journalism Festival si deve aspettare una cornice che all'interno alcuni dei protagonisti dell'editoria e del giornalismo italiano, ci saranno direttori, editori e i principali protagonisti dell'industria delle aziende, insomma della comunicazione aziendale, del mondo delle aziende. Il festival vuole proprio unire questi due mondi, perché quello che vediamo è che il rapporto e la relazione tra azienda e media è interrotto, è spesso ambiguo, e c'è un heritage culturale dove le aziende, diciamo, sono chiamate a fare ovviamente profitto, ma loro hanno sviluppato attraverso delle pratiche interne e attraverso i loro linguaggi un approccio ad essere delle media company, quindi a sviluppare un approccio giornalistico alla comunicazione corporate. Altrettanto crediamo che editori e giornalisti debbano in maniera trasparente raccontare il loro rapporto con le aziende, le loro dinamiche, per essere più sostenibili. Il tutto deve convergere sia per l'industria del giornalismo sia per quello della comunicazione aziendale, per una comunicazione più etica, un'informazione più libera, più indipendente e ovviamente più sostenibile. Noi vogliamo che questi due mondi si parlino e che parlino soprattutto ai lettori, ai consumatori, agli stakeholder in maniera più chiara e trasparente, perché tutti devono essere capaci di comprendere cosa leggono. Se leggono una notizia sponsored devono essere consapevoli che è una notizia sponsorizzata, e quindi vogliamo favorire questo dialogo per una maggiore trasparenza. Tra social network, algoritmi, l'intelligenza artificiale e adesso anche una nuova capacità, no, delle aziende di fare una comunicazione aziendale efficace, dove va il giornalismo, come resistere anche alle tentazioni, no, di una comunicazione aziendale più efficace. Allora, siamo dentro una trasformazione enorme che riguarda aspetti tecnologici di innovazione, ma riguarda anche linguaggi nuovi e anche opportunità nuove. In tutto questo, per una testata giornalistica è essenziale mantenere i propri asset, dare valore ai propri asset. I propri asset sono essenzialmente l'autorevolezza, la credibilità e la qualità dell'informazione che si produce. L'unica strada per riuscire a muoversi in un contesto che è sicuramente sempre più complesso è quello di preservare la qualità, ma allo stesso tempo di essere aperti all'innovazione, al cambiamento e disponibili a sperimentare. La comunicazione aziendale è diventata sempre più professionale. Riuscite come aziende a competere con il giornalismo di qualità? A dire di sì, e credo che la ricetta sia una: fare un prodotto con contenuti di qualità e che siano credibili e trasparenti. Se si riesce a fare questo, e io credo che noi riusciamo a farlo con i nostri prodotti, riusciamo a garantire un prodotto di qualità che sappia anche essere un buon alter ego dei media tradizionali. E quale può essere però il rapporto tra giornalismo e aziende, un rapporto etico? Quello che ho detto prima non impatta sull'eticità, perché la trasparenza e la correttezza si ha sia nel classico rapporto tra azienda che comunica e media tradizionali, sia quando l'azienda va a comunicare contenuti che, come dicevo prima, devono essere di qualità, perché se lo fa in questo modo l'eticità è garantita, perché chiaramente l'interlocutore sa leggere se dietro c'è una cosiddetta fake news o se c'è comunque un ragionamento che magari può essere discutibile, ma sicuramente ha delle basi su cui poggia. Algoritmi e intelligenza artificiale per le aziende sono dei partner o sono degli avversari da contrastare? Ma sicuramente oggi rappresentano una sfida. Non sappiamo ancora fino a che punto governeranno o guideranno i processi di comunicazione, perché siamo ancora in una fase embrionale. Troppo spesso si parla di intelligenza artificiale generativa come l'intelligenza artificiale che noi vediamo oggi. Siamo ancora lontani, secondo me, dalla vera intelligenza artificiale generativa, quindi i veri effetti, i veri sviluppi ancora non ci sono noti.